Avete presente quando si apre l'armadio e si dice non ho niente da mettermi? Sembra che ci siano sempre le stesse cose. Beh, può succedere anche in cucina, ma non c'è nulla di più sbagliato che pensare che non si possa risolvere una situazione con pochi capi o ingredienti di base e un po' di fantasia. Questo è il caso dell'insalata che prepareremo insieme adesso, patate e fagiolini. Le patate e i fagiolini sono due ingredienti che possiamo definire di base, forse anche banali. Serve qualcosa per valorizzarlo. Cosa? Una maionese, ma fatta in casa. La maionese fatta in casa fa davvero la differenza. La prepariamo a mano? Beh, certamente, ma con l'aiuto della frusta elettrica, mica siamo nell'Ottocento. Per preparare la maionese ci servono 2 tuorli d'uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio di aceto bianco, poi 200 ml di olio di semi di arachidi, 40 ml di olio extravergine d'oliva e infine un cucchiaio, massimo 2, di succo di limone. Iniziamo separando il tuorlo dall'albume. Aggiungete un pizzico di sale e poi l'aceto bianco. A questo punto preparate la frusta elettrica, o se volete potete anche farla a mano, l'olio, mescolando già quello di semi con quello d'oliva, e un cucchiaio. Vi servirà per avere una maionese omogenea, perché dovete versare l'olio poco alla volta, veramente goccia a goccia. Partiamo! Versate l'olio poco alla volta a mano che la maionese inizia ad addensarsi. Una volta che la maionese inizia ad addensarsi, potete abbandonare il cucchiaio e versare l'olio direttamente a filo, ma veramente poco alla volta, adagio adagio. Cosa succede se versate l'olio troppo velocemente? Beh, quello che si dice, la maionese può impazzire e quindi farà i grumi. La maionese è pronta. A questo punto dovete aggiungere soltanto il succo di limone. Fatelo e poi amalgamate il tutto con una spatola. Con un cucchiaio diventerà semplicemente più chiara e più morbida. Con 2 invece avrà anche una nota deliziosa e agrumata. Mi raccomando, preparate la vostra maionese utilizzando soltanto uova freschissime, perché vengono mangiate crude, e conservatele in frigorifero in un barattolo con chiusura ermetica, al massimo per 4 giorni, ammesso che ci arrivi. Capito se preparo la maionese per questa insalata o questa insalata con la scusa di fare la maionese. Gli ingredienti sono molto semplici. La base è quella di patate bollite e fagiolini bolliti. Ho preparato le patate cuocendole al vapore con la buccia. Scegliete delle patate piccole, spazzolatele bene in modo da togliere la terra e poi lessatele. Oltre alle patate mi servono dei fagiolini sbianchiti e raffreddati in acqua e ghiaccio, poi la maionese ovviamente, un po' di salsa alla senape, un cetriolo, 2 uova sode e infine per condire un po' di sale, un po' di pepe, succo di limone o aceto di mele e anche un po' di acqua calda, semplicemente bollita. Incominciamo tagliando le patate. Lasciatele intiepidire e poi tagliatele in quarti o a cubetti, come preferite. Ovviamente dovete tenere la buccia, che non soltanto si può mangiare, ma anche ricca di tantissime proprietà nutrienti. Prendete una ciotola grande e iniziate a mettere all'interno tutti gli ingredienti. Prima le patate, poi i fagiolini e infine il cetriolo tagliato a rondelle. Le patate sono nella ciotola con i fagiolini. Aggiungo un po' di olio per mantenerle morbide. A questo punto non mi resta che aggiungere il cetriolo. Mi piace togliere la buccia lasciandone comunque un po', perché lascia un sapore più intenso e ha un bellissimo colore verde. Tenere tutta la buccia invece lo trovo eccessivo in questa insalata.
fagiolini, cetriolo, aneto, senape, uova, maionese, tutti i sapori dell'estate in un'insalata che ha delle consistenze diverse ma anche temperature differenti. Le patate sono tiepide, i fagiolini invece sono freddi. A questo punto sono pronta per condire la mia insalata. Maionese fatta in casa, aceto di mele, un tocco di senape. Potete dosare le quantità secondo il vostro gusto. Più maionese se vi piace un'insalata più golosa, più senape se volete qualcosa con un sapore decisamente più strutturato. Un po' di aceto di mele, un po' di acqua calda e poi si mescola delicatamente. Aggiungo l'acqua calda, quasi bollente, per diluire la maionese. Potreste utilizzare altro olio, ma in questo modo resta un po' più leggera. L'insalata è pronta per andare nel piatto e da lì in tavola. Mi manca soltanto l'uovo sodo, un po' di pepe e l'aneto. Sento un profumo meraviglioso, ma sono sicura che è quello che arriva dalle vostre case, vero? Avete seguito tutti i miei suggerimenti e state preparando delle insalate buonissime. Un po' di sale, un po' di pepe. Ancora un goccio di succo di limone e per finire dell'aneto, il tocco che fa la differenza. Semplici ingredienti di stagione, qualche idea creativa e una cura speciale nel presentare il piatto. Così anche una semplice insalata può diventare qualcosa di straordinario. Questo è The Modern Cook.